Finocchi, asparagi, cicorie, carciofi, cavolfiori e tanto altro ancora. Sono questi i frutti dello straordinario lavoro svolto dagli alunni della Santa Chiara Pascoli Altamura del Rione Candelaro, che hanno coltivato un vero e proprio orto che ha dato i suoi preziosi frutti. Un originale laboratorio promosso dal progetto Rigenerazioni, timonato dall'Associazione Sacro Cuore, è ormai ben radicato sul territorio foggiano. Una giornata importante per i bambini, per gli alunni dell'Altamura di Foggia, un orto didattico creato grazie al progetto Rigenerazioni. Ecco, cosa avverrà oggi? Oggi, diciamo, è un momento di festa, come nella tradizione per quanto riguarda il raccolto, ed è un momento per noi importante, anche perché chi ha realizzato questo progetto, ha apprezzato questo progetto Rigenerazioni, sono, compreso me, sono persone che vivono nel quartiere, che sono nate nel quartiere. Quindi è una soddisfazione ancora più grande quella di riuscire a portare un'iniziativa nuova per la scuola che possa essere piacevole per i ragazzi, soprattutto in questo tempo di pandemia. È stato bello che i ragazzi si siano dedicati a questa attività all'aperto con tutte le precauzioni legate al Covid, ed è stato veramente piacevole vedere i ragazzi impegnati rispetto a questa attività. Molte volte si parla della situazione degli adolescenti a Foggia, ma in generale, nella nostra nazione, come una problematica. In realtà per noi questo non è vero, sono una risorsa, e la prova è appunto il lavoro che hanno fatto. Quindi quando li si rende protagonisti attivi, i ragazzi danno buoni frutti. Cosa raccoglieranno oggi i bambini? Cosa è stato coltivato qui? È stato coltivato un po' di tutto, abbiamo dai finocchi agli asparagi, ai carciofi, ai cavolfiori, quindi un vero e piccolo orto che possa essere rappresentativo anche del mondo agricolo, del territorio che ci appartiene. Complesso Altamura si ritorna alla terra, si ritorna a coltivare gli ortaggi, si ritorna a coltivare, ecco, il bello. Quanto è importante, quanto sono state importanti queste attività per i bambini del plesso di Rione Candelaro? Allora, ha detto una cosa giusta, si ritorna alla terra che è il bello, ed il bello è stato, ed è uno, il bello è uno dei presupposti del nostro modo di fare scuola, della nostra didattica. E non c'è niente di più bello di quello che è la natura e il rispetto dell'ambiente. Quindi abbiamo preso il progetto, abbiamo partecipato al progetto con un grande entusiasmo, ma soprattutto i ragazzi. E dicevo proprio poco fa che abituati fin troppo alla tecnologia, avevano dimenticato quello che è il contatto con la terra, il lavorare insieme e produrre qualcosa per la comunità, per gli altri, non solo per se stessi. Quindi da questo punto di vista è stato Ecco, fondamentale. quindi passare, diciamo, dalla tecnologia, tra l'altro molto sfruttata in questi ultimi mesi. Sì, in questi ultimi tempi ci ha dato grandi soddisfazioni anche, però ecco, ciò che viene maneggiato, ciò che viene toccato, io dico che quello che producono le mani dell'uomo è comunque una forma di arte. E quindi i ragazzi hanno vissuto, e poi la vita all'aperto e la condivisione delle cose è stato molto importante. Perché diciamo che la tecnologia ci richiude un po' in noi stessi, quindi l'abbiamo vissuta da questo punto di vista. Qual è l'insegnamento che la terra può dare ai bambini? Qual è l'insegnamento che laboratori come questo dell'orto possono dare Io ai bambini? presumo che sia l'importanza del lavoro, l'importanza del lavoro e la nobiltà, dico anche, del lavoro. E di tutti i lavori, forse cominciando da questo, perché questi ragazzi forse pensano che il lavoro sia un qualcosa di dovuto ed è giusto, ma di non coltivato, invece ecco, la coltivazione della terra è coltivare anche se stessi attraverso il lavoro, cioè è un invito a lavorare per sé e per gli altri, per tutti. Io dico che il lavoro con della terra prende tanti aspetti in mano, insomma. Giornata importante per il plesso di Candelaro, per la scuola Altamura di Foggia. Si ritorna finalmente a lavorare la terra, si ritorna un po' negli spazi aperti. Ecco, le quarantine ci avevano abituato un po' a rinchiuderci in noi stessi. L'importanza di questa giornata. È fondamentale, ma non è l'unica bella notizia della scuola che si dà nel quartiere Candelaro, perché è una scuola, e lo sappiamo tutti, molto attiva, molto creativa, molto attenta a tutte le esigenze del quartiere, con tante progettualità anche importanti. Questo sì è sicuramente un bellissimo momento, quello dei bambini che scoprono la terra, scoprono il lavoro manuale, e che è comunque
edificante e aiuta anche a concepire il ciclo della vita, il rispetto di sani stili di vita, perché loro imparano anche l'importanza dell'utilizzo nell'alimentazione, quindi sana alimentazione delle verdure, le verdure coltivate con metodologie biologiche. Ci sono tutta una serie di fattori che rende questo progetto importante, ma è soltanto una piccola fetta di un progetto che si in cui si articola un progetto molto più importante, che è quello di rigenerazione, ed è un progetto che mira non soltanto a combattere la povertà educativa, tra l'altro in questo periodo è un fenomeno che sta emergendo in maniera importante, perché purtroppo con la DAD molte famiglie non hanno tutti quei presidi, quegli strumenti anche di libri, anche cartacei, per far fronte all'educazione scolastica. Ma detto questo, comunque Rigenerazioni mira anche a indurre i ragazzi a scoprire momenti diversi del proprio tempo libero, e penso a tutte le attività sportive che vengono effettuate presso la sede dell'Associazione Sacro Cuore. Penso comunque alle attività laboratoriali, penso anche alle attività di supporto come assistenza dopo scuola per i bambini che ne necessitano e che ne fanno richiesta. Quindi un progetto ampio che si è radicato su questo territorio. È vero che siamo quasi alla scadenza dei 3 anni del progetto, però io credo che sia un progetto che potrà essere ripetuto anche nel tempo, mantenendo o sperando in un nuovo finanziamento, in una nuova progettualità, o comunque essere ripetuto anche attraverso la vicinanza della cittadinanza. E noi l'abbiamo visto laddove la parrocchia Sacro Cuore si è attivata per raccolta fondi, c'è stata una risposta importante. Questi sono fondi che dovremo trovare per continuare in questa progettualità. Ritornare alla terra per scoprire il bello, per assaporare l'importanza del lavoro di gruppo e l'essenza stessa della solidarietà nei confronti di chi è meno fortunato. I frutti raccolti infatti verranno successivamente donati alle famiglie bisognose del rione Candelaro, iscritte al progetto Rigenerazioni.